Se noi parliamo nell'ambito dell'educazione di massima attualità del grande anziano, stiamo prendendo in considerazione una categoria di pazienti di importanza addirittura più rilevante rispetto a quella dei giovani artrosici o dei pazienti delle artrosi iatrogene. Questo perché la popolazione sta andando verso un invecchiamento progressivo, per cui aumenta progressivamente la quota parte dei pazienti nell'ambito della popolazione dei pazienti che trattiamo per artrosi dell'anca e del ginocchio, che ha un'età superiore ai 75 anni. Anche questi pazienti hanno necessità fisiche, fisiologiche di deambulare, di mantenere la propria autonomia. Tale necessità sono indispensabili anche per l'allungamento della durata media di vita, il che rende giustizia al fatto che questi interventi sono particolarmente efficaci. E per cui anche pazienti grandi anziani, che sono per definizione dei pazienti più fragili, possono essere però avviati a questo tipo di chirurgia. Il miglioramento delle tecniche generali, ma in particolare della gestione del percorso clinico del paziente, rende questi interventi più fattibili ad oggi, e tant'è che anche nei pazienti over 80 è possibile effettuare degli impianti bilaterali simultanei, a patto che noi stiamo considerando ovviamente protesi monocompartimentale, cioè degli impianti mini invasivi e che hanno un minimo impatto clinico. I risultati sono francamente straordinari.